cantanti. Questo mondo di ladri, Antonello Venditti su Radio Roma Futura, bellissima canzone. Abbiamo ritrovato un artista per eccellenza, proprio romano doc. Qui Radio Sport Paper, sono le 18:20 e parliamo un po' di calcio riguardante Inter e Milan, perché avremo due gare anche qua abbastanza impegnative per, sia per l'Inter che per il Milan. Una lotta Europa League, caro Moro, che sembrerebbe ormai ha una fase di stallo, cioè nessuno vuole andare a fare questa Europa League tra Inter e Milan. Sembrerebbe sì che la si voglia un po' snobbare. Infatti le ultime tre sfide sia di Milan che di Inter sono uscite con pareggi e sconfitte soltanto. È vero anche che magari sono i giocatori un po' stanchi, il cambio di dirigenza per il Milan che poi ha dato un po' un contraccolpo, però il Milan, se vogliamo parlare di Milan, ne vampa
Tu che sei interista, abbiamo un po' con l'altra sponda. Vai, a Milano. Guarda, vediamo che le ultime notizie sempre da sportpaper.it. Ah, certo. Ricordiamo il sito che appunto nostra collaborazione partire proprio da oggi su Radio Sport Paper, questa nuova avventura su Radio Roma Futura. Esattamente, si parte subito con una certezza perché Montella sarà allenatore del Milan anche nel prossimo anno, prossima stagione, ossia 17-18. E ci sono ben 150 milioni da mettere per rifare la squadra. Anche se uno dei punti fissi, uno di quelli che si pensava fossero pilastri, ossia Donnarumma, sembra che voglia andare via, non lui. Sembra quasi, ecco, che Raiola voglia spingerlo verso il Manchester. Io già, ecco, l'avevo questa... detto, Raiola è uno che vuole fare comunque cassa. Certo. E avere un giocatore che si fa tutta una carriera nella stessa squadra per lui non è conveniente, come uno che gira a destra, assolutamente. Vediamo il caso Balotelli, ecco. Senti, ma invece leggo sempre su sportpaper.it che il Milan sta puntando tutto su Kalinic e su Kessié, ma non era fatta per la Roma Kessié? Sembrava fatta per la Roma su Kessié. La Roma ha proposto 25 milioni, se non sbaglio, 1,4 circa per il giocatore dell'Atalanta. Invece il Milan rilancia, arriva fino a 35 milioni per offrire 1,8-2 milioni al giocatore. Secondo me, a questo punto, da romanista direi che la cifra è un po' altina. Certo, il Milan con questa nuova cordata, insomma, di cinesi può permettersi altri numeri, e sicuramente i tifosi sono contenti. Però ricordiamo che sia un giocatore che ha fatto neanche una stagione, ma mezza stagione di alto livello in Serie A. Secondo me è vero anche che è molto giovane ed ha tutta una carriera davanti. Per i portafogli della Roma sicuramente è una scommessa troppo grande, per quelli del Milan evidentemente no. Comunque che sia un giocatore che darà un bel giocatore, che sì, sicuramente darà una ventata di freschezza anche al centrocampo, alla rosa del Milan. Beh, poi leggo sempre su sportpaper.it che insieme a Kalinic potrebbe arrivare anche alla corte di Montella Petagna, già di proprietario del Milan, che dovrebbe essere appunto dovrebbe pagare il riscatto all'Atalanta. Si raffreddano però le piste che portano a Morata, che è in bilico tra Manchester United e Chelsea, e quella che portava da Aubameyang, che sarà acquistato dal Paris Saint-Germain. Kalinic è un grande giocatore e sicuramente Montella lo rispetta e lo apprezza. Su Petagna invece non lo so, non è che mi ha convinto tantissimo, però lì starà Montella la dirigenza, insomma, delle sue decisioni. Allora, abbiamo parlato naturalmente di Milan, ma parliamo anche di Inter, perché insomma in casa Inter è molto caldi gli animi, soprattutto per quello che riguarda la questione legata alla società Ausilio, che viene messo in dubbio da molti tifosi. E vediamo anche le ultime notizie che riporta sempre comunque sportpaper.it. Leggo di Gio Mario titolare contro il Genoa. Ricordiamo Genoa-Inter, che appunto è la gara in programma questo fine settimana. L'Inter giocherà contro un Genoa che si sta giocando la salvezza. Sembrerebbe proprio paradossale come cosa. Pinamonti rinnova, nel suo futuro c'è il Verona. Questa andiamo a leggere la notizia da sportpaper.it, sempre di calciomercato, che la giovane punta nell'azzurra pronta al rinnovo fino al 2022. È un Inter che punta ai giovani italiani, Moro. Sì, l'Inter che... dopo Gagliardini, ricordiamolo. Si parla molto bene di questi giovani che dicevo dell'Inter, soprattutto di questo Pinamonti, insomma, che tu l'avrai magari un po' anche più adocchiato, visto che è nell'ambiente tuo. Molto bravo come attaccante, veramente bravo. Ma si parla anche di allenatori, perché Simeone, Atletico Madrid, diciamo, ha sicuramente, molto probabilmente, perso, insomma, questa Champions, si chiude un ciclo e dice ci sono delle avance che lancia l'Inter che Simone potrebbe clamorosamente accettare. Stessa cosa sembrerebbe, ovviamente, perché Ausilio era a Monaco, sicuramente non in vacanza, dice Sport Paper. Chissà, magari non ha incontrato l'allenatore, ma si parla anche di Arda Turan, di un trasferimento di Arda Turan. Ricordiamo che comunque ha un contratto con il Barcellona fino al 2020, ha un valore di circa 20 milioni che per la società dell'Inter non è assolutamente un ostacolo. Arda Turan viene da un infortunio, ha giocato, non è riuscito a trovare molto i suoi spazi a Barcellona. Sarebbe comunque un acquisto di altissimo livello per l'Inter. Assolutamente. A te piace, sì. Papà? A me piace molto. Pinamonti è un bell'attaccante, poi soprattutto è giovane, quindi potrebbe essere
ottimo per il futuro. Forse va al Verona, anche perché il Verona si sta giocando la qualificazione in Serie A, quindi potrebbe arrivare appunto in Serie A. E comunque io leggo tra le varie notizie anche su esclusiva Sky Sport su Zanetti che Paventi appunto ha detto: qui dicono che possa diventare presidente. No, adesso io non so se è veramente incredibile. Dice Zanetti: innanzitutto ha studiato e ha fatto corsi universitari, ha imparato l'inglese e quindi è diventato una figura di raccordo tra la squadra e la società. È sempre vicino a Steven Zhang, la figura più presente, si confrontano e lo consiglia. Sì. Già è vicepresidente, no? La carica di Zanetti è importante, è il vicepresidente, è il giocatore più importante della storia recente dell'Inter e deve far emergere il suo carisma ed è uno che viene ascoltato quando parla. Insomma, uno dei simboli, Zanetti. Io bellissimo simbolo. Lo vedrei come presidente, insomma, un presidente davvero ottimo per la società nerazzurra, ha lasciato un ottimo ricordo in tutti i tifosi nerazzurri e quindi potrebbe essere una valida alternativa. Poi leggo in chiusura calciomercato Inter, Simeone tarda Turan in arrivo. Insomma, su sportpaper.it si parla di Simeone che potrebbe accettare l'avance dell'Inter. Arda Turan comunque è stato anche un motivo di discussione, Ausilio vorrebbe portare Arda Turan all'Inter, però il centrocampista ha un contratto col Barcellona in scadenza nel 2020, lo ricordiamo, un valore di mercato di 20 milioni di euro che comunque Suning ha detto che non è un ostacolo. Insomma, si parla di Simeone all'Inter su sportpaper.it, caro Moro, Chissà se non ha lanciato la bomba, insomma, che ci ha preso, che era per prima, no? Su questa notizione. Insomma, proprio lanci la bomba, eccola. Eccola, grande papà. Beh, potrebbe essere una bella notizia per tutti i tifosi nerazzurri, visto che è tanto sognato questo arrivo dell'argentino, di Simeone, che ha una bella grinta, una bella carica, potrebbe mettere finalmente tutti a posto. Ma poi le parole di che hanno lasciato tutti un po' con l'amaro in bocca, questa Inter che sembra aver ormai abbandonato qualsiasi speranza, abbiamo mollato, insomma, veramente delle parole secondo me sconfortanti, ecco, questo è il termine preciso. Poi con la Fiorentina e il Milan si sta giocando l'Europa League, però è veramente dura. Più beh, 8 punti dall'Atalanta, ricordiamolo, sì. L'Inter 3 punti sopra il Milan, però quello che sì, che dici tu, è si sono persi tanti punti per strada, ecco. Se l'Inter avesse vinto l'ultima, ricordiamo, ecco, che l'Inter che 5 partite che non vince, sconfitta con la Samp, sconfitta col Crotone, nonostante pareggio poi il ritiro, col Milan, nonostante il ritiro, ricordiamo, sconfitta clamorosa con la Fiorentina e con l'Inter, se avesse portato 3 di queste partite, l'avesse vinte, non dico cose eclatanti, stratosferiche, certo, cose alla portata dell'Inter, sarebbe stata adesso in Europa League. Va bene, allora, dopo aver fatto anche questo excursus su Inter e Milan, vedremo poi come reagiranno in questo fine settimana con le impegnate nelle varie gare di Serie A, e io andrei in pausa musicale ad ascoltarci un'altra nuova hit qua su Radio Roma Futura, nuova hit, insomma, è uscita già da un po', ma è bellissima, Tiziano Ferro con Carmen Consoli, questa è Il Conforto. Alle ore 18:30 è passata la prima ora, Moro. Grande, grande. Radio Sport Paper.